partita di giallorossi che affronteranno oggi la SPAL alle ore 15, tra l'altro la seguiremo proprio qui in diretta, quindi mi raccomando non cambiate frequenze. Allora vediamo un attimino quella che sarà la probabile formazione che scenderà in campo per quanto riguarda la SPAL, e lo facciamo grazie al nostro ospite Andrea Magri di estense.com. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RMC Sport, a te Alessandro, grazie della telefonata. La SPAL dovrebbe scendere in campo col consueto 3-5-2 quest'oggi, in porta Meret, che sta giocando benissimo ultimamente, la difesa 3 sempre abbiamo Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo potrebbe esserci dopo una sorpresa, però di solito abbiamo Lazzari e Mattiello sugli esterni, e i tre di centrocampo a centro, Kurtic, Viviani e Grassi, però uno dei due tra Grassi e Kurtic potrebbe riposare perché non ha il meglio, e giocare Everton Luiz per cercare di fermare la manovra giallorossa. In attacco Antenucci confermatissimo che è il capitano, e Paloschi dovrebbe stavolta partire titolare e non partire Floccari, che comunque magari subentrerà a partita in corso. Buon pomeriggio Andrea, la mia curiosità è legata piuttosto che al modulo, insomma come scendere in campo Semplici, che credo avrà un atteggiamento comunque difensivo ovviamente contro una squadra come la Roma, è come sta vivendo in questa settimana la città questa partita, perché comunque la striscia di risultati utili consecutivi è lunga, e quindi credo che ci sia sempre più consapevolezza che questa salvezza sia un risultato che si possa raggiungere, non dico con tranquillità per carità, però sta maturando forse la convinzione di potercela fare. Sono d'accordo sì con quello che hai detto te, perché la SPAL, l'ho ascoltato anche prima, ha raggiunto 8 risultati consecutivi, c'è un problema un po' di un attacco sterile, sì, secondo me, perché tirare la carretta davanti sempre Antenucci e Paloschi, è venuto meno Boriello, ma non parliamo di Boriello, mancano un po' i gol davanti, la difesa sta reggendo bene anche con l'Inter, la Juve, la società vive bene questo momento, i tifosi, tutta l'atmosfera, è un po' delusa da mercoledì perché col Chievo si aspettavano i 3 punti, però era lo stadio e la squadra è un po' stanca proprio perché a centrocampo abbiamo avuto simultaneamente Schiattarella, Kurtic, Grassi, tutti rotti, e anche sugli esterni Mattiello e Costa, infatti Costa oggi non è neanche tra i convocati, quindi diciamo la rosa è un po' corta. E quindi sì, la squadra è compatta, il gruppo è coeso all'interno, però c'è un po' di stanchezza. Spero oggi in un pareggio, magari come è successo con l'Inter e con la Juve, dove è stato bravo Semplici a imbrogliare tutti i giocatori della Roma. Ecco, mi piacerebbe commentare con te proprio il loro modo di giocare. Leonardo Semplici è bravo in questo, perché effettivamente con questo 3-5-2 diventa determinante poi nella fase offensiva l'Antenucci di turno, che è molto bravo a giocare spalle alla porta, che sa servire molto bene in verticale lo stesso Paloschi, oppure crea superiorità numerica perché poi lancia sulle fasce Lazzari e Mattiello. È una squadra che attua il suo pressing non con le prime punte ma con gli esterni, quindi c'è un'idea di gioco, i tre centrali di difesa si fanno dare una mano anche da Grassi, da Kurtic all'occorrenza, quindi ripeto, stiamo parlando di una squadra che lotta per non retrocedere, però effettivamente forse si trova in quella zona del campo perché non ci sono altri sostituti, non c'è un giocatore per esempio che possa sostituire Antenucci. Sì, sono d'accordo con la tua disamina, e infatti erano state brutte le gare contro la Lazio e Milan dove per difenderci avevamo messo una punta e Kurtic dietro, lì abbiamo subito, infatti abbiamo preso 4 gol con il Milan e 4-5 con la Lazio, mi ricordo. Invece con le due punte vai ad attaccare più gli spazi e aprono appunto a Costa o Mattiello, sì, su un lato, e a Lazzari che è il giocatore, penso che ci ruberanno sicuramente nel calcio mercato estivo, riusciamo a creare la superiorità, a saltare l'uomo proprio perché Antenucci è bravo, la sua esperienza, la sua tecnica a farti tenere sulla squadra, prendere fallo o smistare e arrivare sul fondo, però quando arrivi poi sul fondo purtroppo se non Antenucci a giostrare tutto manca magari l'uomo che va a penetrare, manca magari il Kurtic di turno perché è stanco, Grassi perché magari dà una mano anche dietro, quindi a volte manchiamo proprio in fase, gli ultimi 10 metri manca qualcosa, ecco, che ci aspettavamo di avere contro squadre più alla portata come Chievo per dire o Sassuolo, dove sono arrivati solo un punto, ottimi invece appunto con la Juve e con la Fiorentina dove lì sono stati veramente 2 punti guadagnati. Allora, sempre con Andrea Magri su RMC Sport, ci sono tanti ex in questa SPAL, perché abbiamo, penso a Marcheggiani, penso a Vicari, penso sì, a Boriello, sul quale prima hai fatto una risata un po' sospetta, infatti la mia domanda sarà proprio su quello, su Viviani, insomma ci sono tanti ex Roma, quello che sta facendo meglio io penso sia Viviani onestamente, e quello che sta facendo peggio, che dalla tua risata deduco sia Boriello, e ti vorrei chiedere perché, insomma una tua disamina sul migliore e il peggiore. Guarda, ti dico anche che vabbè, Viviani sicuramente è a fasi alterne, nel senso che Viviani ha un gran piede perché ha fatto 3-4 gol su punizione, è un po' volte lento nel fraseggio, nel senso che preferisce la giocata
o facile laterale anziché magari lanciare l'uomo, però tanto di cappello. Quando è in giornata il piede ce l'hai e si vede, ecco, magari dovrebbe essere un po' più, prendere da schiattarella, essere un po' più dinamico, però nulla da dire, come dici te, per una squadra piccola neopromossa va benissimo. E anche Vicari, anche se so che parlare su Voce della Rossa, essendo lui dichiarato laziale, anche lui sta facendo un ottimo campionato, perché ricordiamo che ha fatto il primo anno in B, non giocava in Novara, è arrivato a stare titolare, il primo anno in A, quindi per me sta facendo egregiamente, ha fatto qualche errore, però ci sta nella sua crescita. Borriello è un capitolo a Ferrara, diciamo, spinoso, perché è arrivato, si è presentato, ha fatto subito gol al debutto e dopo è scomparso. Diciamo che sicuramente dopo il mister ha fatto ogni tanto degli avvicinamenti tra lui, Paloschi, Bonazzoli, li provava un po' tutti, anche Antenucci non giocava all'inizio, però non è mai entrato magari in forma fisica completamente. Poi un sospetto infortunio al polpaccio che da dicembre non è mai più rientrato in campo e i tifosi non gli hanno perdonato, anche perché a differenza di altri calciatori non è mai venuto sulle spalle del Paolo Mazza e, diciamo, è più sui social, più magari alle serate mondane e dopo, non so, c'è, diciamo, una macchia grigia sopra, un'aurea grigia sopra Borriello, quindi nessuno sa più che fine abbia fatto e secondo me tutti sono di Ferrara, ma anche i tifosi, non tornerà più a Ferrara da qui al termine del campionato. Questa è un po' la delusione, anche perché in teoria è il giocatore più pagato, sì, su Montengaggio della Spal. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea Magri, giornalista di estense.com. Stiamo facendo una disamina accurata sulla Spal e chiedo allo stesso Andrea Magri, questa Spal ha fermato, anzi ha fatto lo sgambetto alla Juventus, all'Atalanta, alla Fiorentina, secondo te è in grado di fermare anche questa Roma, magari perché distratta dalla Champions League? Ecco, sì, l'unica cosa su quale può far leva la Spal è proprio la distrazione, come parlate voi, perché sicuramente andare a Liverpool martedì è una cosa bella per il calcio italiano, anche se tipo Spal, spero che la Roma non toccate di arrivi anche in finale, perché se lo merita, perché a Roma c'è una gran passione, vivete veramente le partite come qua a Ferrara ci vivono negli ultimi anni, con molta passione durante l'arco della settimana, e quindi la Spal può far leva solo su quello. E anche se i giocatori della Roma sono molto più abituati, però Ferrara è un piccolo fortino, i suoi 13.000 e passa tifosi si fanno sentire, a Roma si è abituati a 40-50.000, quindi i giocatori non si spaventeranno, però spingono proprio nelle partite, soprattutto contro Chievo, Sassuolo, la curva ovest spinge i suoi giocatori, quindi la Spal, se entra con la giusta mentalità come è entrata con la Juventus, può fermare la Roma. Se invece nei primi 10-15 minuti la Roma riesce anche a fare un gol, la vedo grigia, perché dopo la Roma gioca veramente bene se è quella vista in Champions. Sempre con Andrea Magri di estensia.com su RMC Sport parlavamo del fatto che la Spal, per assurdo, faccia più punti o si trovi meglio, faccia lo sgambetto alle grandi squadre. È possibile che questo atteggiamento difensivo di Semplici sia più efficace con squadre propositive e vada poi in difficoltà con squadre che invece sono speculari sotto l'aspetto tattico? Quindi, diciamo, sono poche le grandi in questo campionato, quindi teoricamente i punti che vai a raccogliere sono meno. Però, ecco, forse dovrebbe essere una squadra un po' più camaleontica, perché io l'ho vista in altre occasioni con squadre, diciamo, della sua portata andare un po' più in difficoltà rispetto che con la Juventus, ad esempio. Sì, no, giustissimo anche questa osservazione, c'è proprio che l'hai guardata, la Spal ha difficoltà, infatti col Chievo abbiamo avuto difficoltà e anche a Malpensa Stadium col Sassuolo abbiamo avuto proprio difficoltà con squadre speculari, invece con squadre magari che ti affendono la Spal, appunto come dicevi anche tu prima, con le ripartenze di Lazzari che veramente sulla fascia è imprendibile, perché riusciva a scartare anche Douglas Costa sulla corsa e tanti altri giocatori che sono comunque esperti della Serie A, se non su campi anche internazionali. La Spal con le squadre che si mettono a specchio ha più difficoltà, perché forse il limite per ora di Leonardo Semplici, che ha tantissime qualità, non ha tante alternative, il gioco è più o meno sempre quello, quindi se riesce a stoppare quelle due o tre manovre di gioco, la Spal dopo è quasi spenta, diciamo. Invece con squadre come la Roma, come la Juve, come l'Inter, che hanno giocatori eccezionali, la Spal si chiude, li ferma lì, li aspetta lì e dopo riparte. E quindi e può far male con il contropiede usando le sue due fasce, che comunque hanno un buon passo. Quindi sono d'accordo con quello che hai detto. Senti Andrea, prima di salutarti, chi tra Crotone, Verona, Chievo, Cagliari, mettiamoci anche l'Udinese, ti preoccupa di più per questa lotta per la salvezza, insomma? Beh, no, adesso magari vi tocco pure io, visto che la Spal purtroppo è in questo lotto, però secondo me il Verona e il Benevento sono quasi giù. Secondo me domani si capirà se l'Udinese si salva o no, perché se dovesse perdere anche domani, secondo me veramente è a rischio.
e quindi nell'8 metterei Spal, Crotone e Udinese. Per me il Sassuolo si salva a forza di punticini, e anche il Chievo, quindi per me non sono rischio, neanche il Cagliari. Ce la giochiamo Spal, Crotone e l'Udinese, dipende da domani. Se domani vince e salva, sempre se dovesse Crotone fare il colpaccio, l'Udinese secondo me a sorpresa potrebbe diventare il nuovo Empoli dell'anno scorso. Ringraziamo Andrea Magri di estense.com, insomma le porte di RMC Sport sono sempre aperte per parlare di Spal in futuro, noi staremo sempre qui. Buona giornata Andrea. Grazie, grazie, ciao, grazie a tutti.